fare. Ringiovanisci sempre. Di quello che è scritto sui giornali di questa mattina come notizia, e come sempre i giornalisti fanno il loro lavoro e lo fanno bene, perché credo che del loro lavoro faccia parte anche la tempestività, la velocità con cui raggiungono le notizie e le mettono anche a disposizione del pubblico. Allora, su quello che devo comunicare è alla chiesa e alla città di Pistoia è che a partire da mezzogiorno il Santo Padre mi ha nominato assistente ecclesiastico generale dell'Azione Cattolica, e quindi da questo momento cesso di essere il vescovo di Pistoia e l'impegno mio sarà di trasferirmi a Roma e mettermi a tempo pieno a disposizione e a servizio dell'Azione Cattolica Italiana. E il compito è sostanzialmente quello di attrezzare, di aiutare l'Azione Cattolica ad essere una forza trainante dentro la Chiesa Italiana per realizzare quel progetto di Chiesa che il Papa Francesco ci sta consegnando con le sue parole e ci sta anche, direi, testimoniando con i suoi atti e con la sua persona. Quindi è un impegno che suscita due sentimenti dentro di me. Da un lato è certamente la trepidazione e quasi il timore, ecco, per questa chiamata che ovviamente espone una persona a livello molto più ampio, quello che non sia una vicenda di un vescovo dentro la diocesi, perché è un impegno che uno assume nei confronti dei vescovi italiani che hanno nelle loro diocesi la presenza dell'Azione Cattolica, e dall'altro il fatto di cambiare, ecco, il contesto umano nel quale uno vive, nel quale fa il vescovo, e perché nonostante le difficoltà che ci sono sempre, direi quasi inevitabilmente, però poi si creano delle relazioni, si creano dei rapporti che hanno una loro bellezza, una loro intensità, e naturalmente voltare pagina, cambiare anche il contesto umano della propria vita non è così immediato, non è così facile, vorrei dire un pedaggio di sofferenza che però è necessario pagare. Quindi andare via da Pistoia non è un gesto che uno faccia così con una scrollata di spalle, è invece una vicenda che poi mi accorgo che col passare degli anni queste vicende pesano sempre di più, ecco, perché uno a un certo punto avrebbe bisogno e forse anche voglia di dire basta, no? Questa è la mia terra, questa è la mia casa e qui rimango. E invece poi arrivano queste giornate, nella mia vita è la terza questa, e ecco, cerco di viverla nel modo migliore possibile. Tante volte un vescovo capita di dover chiedere a un sacerdote di accettare anche delle scelte pesanti, delle scelte che possono arrecare fatica, sofferenza, e credo anche che non sia giusto che quando questa è chiesta a lui si tiri indietro, penso che in questa circostanza io ho scritto una lettera, è una lettera così, non ha grosse pretese di formalità, alla diocesi, cose che mi sentivo di dire così almeno in prima battuta quando questa notizia mi ha raggiunto, e la notizia che la vicenda sarebbe stata pubblicata oggi a mezzogiorno mi ha raggiunto giovedì sera alle ore 19, quindi un giorno e mezzo prima. Tutto è avvenuto con una certa concitazione e ristrettezza di tempi, come potete facilmente capire. Carissimi,
solo pochi giorni fa ho avuto la definitiva conferma che Papa Francesco mi chiedeva di lasciare la diocesi di Pistoia e di trasferirmi a Roma con l'incarico di assistente ecclesiastico generale dell'Azione Cattolica Italiana. La scelta del Papa e la stima dei miei fratelli vescovi mi confonde e mi riempie di trepidazione. Poiché il Papa mi chiede una più diretta collaborazione con lui e con la Conferenza Episcopale Italiana, allo scopo di realizzare il progetto nuovo di Chiesa che egli sta promuovendo con le sue parole e con la sua persona, e che ha un impatto travolgente con le attese e i desideri di tante persone. Avverto però acutamente il disagio e la sofferenza per il distacco da questa diocesi e da questa città, che in larga parte ha creduto in me, mi ha voluto bene, mentre io spesso l'ho delusa con i miei difetti e la mia inadeguatezza. Mi dispiace anche andarmene, mentre tanta gente è nello sgomento per le difficoltà economiche, la disoccupazione, l'incertezza del futuro. Penso alle tante aziende che hanno chiuso, agli esercizi commerciali, spesso a carattere familiare, alle nubi che continuano ad addensarsi sull'Ansaldo Breda, alle preoccupazioni che non mancano neppure nel settore del vivaismo. Lascio dunque una città in mezzo al guado, quando ha più bisogno di forza e di speranza per non rimanere travolta. Sono certo però che la comunità cristiana che vive su questo territorio, con i sacerdoti e i laici, saprà continuare ad essere profondamente presente e partecipe, col cuore e con le opere, al dramma di tante persone. Un grazie intensissimo desidero dirlo ai miei fratelli sacerdoti, con cui abbiamo portato avanti in questi quasi 8 anni il servizio al Vangelo. Loro più di altri conoscono le mie povertà ed hanno cercato di supplirle con la loro dedizione. Grazie al vicario generale, ai vicari episcopali, ai direttori e collaboratori degli uffici di curia, alle religiose e ai religiosi, ai diaconi, ai seminaristi, ai laici che a diverso titolo collaborano, servono o semplicemente partecipano alla vita della comunità. Un saluto cordiale e pieno di stima alle autorità civili e militari presenti sul territorio, con le quali è stato possibile un rapporto rispettoso e collaborativo. A quelli che soffrono, che faticano, che sono fragili, a coloro che ritengono di non riconoscersi o di rifiutare la proposta cristiana, un saluto carico di simpatia, ma forse anche di rimorso, per non essere riuscito a far capire meglio la grandezza del Vangelo e la bellezza dell'incontro con il Signore. Ai pastori e ai fedeli delle chiese ortodosse e protestanti presenti nella nostra città, l'attestazione del mio rispetto e della mia stima nel vincolo della comune fede nel Signore Gesù. Non è certo tempo di bilancio, ma nel trascorrere degli anni ho imparato sulla mia pelle, da questa originalissima chiesa pistoiese, quanto solidamente si leghino tra loro la sofferenza e l'amore, e quanto essi appartengano serenamente alla quotidiana vicenda del pastore. Il Signore ci ha fatto incontrare e camminare insieme in questi 8 anni. Ora le strade si separano, ma non cessa l'insieme dell'amicizia e della comunione. Vostro Mansueto Bianchi, vescovo di Pistoia, ora non più, perché a mezzogiorno cessa il mio.
o dei giornalisti o comunque che è nella mente di molte persone. Anzitutto, come avverrà ora il governo della diocesi? Perché voi sapete che normalmente è previsto, e anche come prassi della Santa Sede, tre possibili soluzioni: o il vescovo uscente viene nominato amministratore apostolico e continua a governare la diocesi sino alla venuta del successore, oppure un vescovo vicino o emerito viene nominato amministratore apostolico della diocesi, o, terza ipotesi, il collegio dei consultori nomina un amministratore diocesano scelto tra i sacerdoti della diocesi, il quale nel tempo della sede vacante guida insieme al collegio dei consultori la diocesi limitatamente a quella che è, chiamiamola così, l'ordinaria amministrazione, quindi la vicenda ordinaria, il cammino ordinario della diocesi in attesa che venga il successore. Secondo il famoso principio del codice, sede vacante nil in nove, quindi quando una diocesi è senza vescovo nulla venga, non vengano introdotte novità, ma si continui in quella che è la strada e il percorso ordinario della pastorale e anche dell'amministrazione diocesana. Ecco, la Santa Sede per Pistoia ha scelto questa terza porta. Quindi nel giro di pochissimi giorni il Collegio dei Consultori dovrà riunirsi e eleggere il nuovo amministratore diocesano, il quale immediatamente dovrà trasmettere il proprio nome alla Santa Sede e, assistito dal Collegio dei Consultori, mandare avanti l'ordinarietà di quella che è la vita diocesana. E beh, per quanto riguarda l'incarico di assistente ecclesiastico generale dell'Azione Cattolica, la nomina viene è di spettanza del Papa, perché i vescovi propongono al Consiglio Permanente una rosa di nomi, il Consiglio Permanente vota su questa rosa di nomi che viene presentata come proposta da parte dei vescovi o delle conferenze episcopali regionali. I risultati della votazione non vengono scrutinati, ma chiusi in una busta sigillata vengono immediatamente consegnati al Papa, in modo che il Papa vede qual è l'orientamento e il desiderio dei vescovi, però è libero di scegliere chi vuole. E questo collega insieme, da un lato, l'espressione della volontà della scelta dei vescovi, dall'altro la libertà del Papa di scegliere una persona per questo incarico. Ecco. E così questa è la modalità, quindi questo è il modo con cui si arriva alla nomina dell'interessato. Altro da dire non ho, se non da aggiungere un'immagine che, come sapete, non è mia, ma viene dai diari di Papa Giovanni XXIII, presto sarà santo, il quale, allontanandosi dalla Bulgaria, dove era nunzio apostolico, disse: la vita ci può portare per tante strade, anche molto lontane o molto diversificate tra di loro,